Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Oggi voglio mostrare un modulo che consente di modificare le impostazioni non solo per noi stessi, ma anche per tutti gli altri giocatori o anche per un singolo giocatore. Allora, partiamo con questa situazione che a me capita spessissimo. Io di solito tendo a infognarmi su Foundry, ok? Pur non essendo un esperto, io non so programmare, vado molto a try and error, guardo forum, eccetera, eccetera, ma non sono un esperto. Io tendo a conoscere i moduli, che cosa fanno, come funzionano, ma non tutti hanno questa lena, questa capacità, eccetera, eccetera, ma non solo. Trovate un giocatore che non ha mai utilizzato Foundry, e beh, le prime volte sarà un po' spaesato. Quindi, che cosa succede? Di solito, se volessi cambiare un'impostazione per me, io vado nelle impostazioni, vado qua, impostazioni, e mi cambio le impostazioni per me. Ma se volessi cambiarle a un altro, cosa devo fare? Uscire, entrare col suo profilo e quindi cambiare le impostazioni? Di solito quello era il metodo, oppure gli dico, oh senti, vai lì, fai quest'altra cosa, eccetera, eccetera. Bene, con questo modulo invece noi possiamo farlo per gli altri. Il modulo in questione è per l'appunto Monks Player Settings. Eccolo qui, Monks Player Settings. Da qui noi abbiamo la possibilità di fare che cosa? Andando nelle impostazioni ci compare questa bellissima finestrella qui sopra. Vedete? Felice DM in questo caso? Perfetto. Ora, prima questa non c'era. Infatti se io cambiavo alcune impostazioni, ad esempio Blessed on Ice, oppure le mie impostazioni di preferenze delle modalità prestazioni, oppure gli FPS massimi, eccetera, eccetera, queste le avrebbe cambiate soltanto per me. Esistono delle impostazioni che cambiano per tutti. Esempio, se io disattivassi un modulo, quello è disattivato per tutti. Ma se mi cambio l'impostazione di questo o di altri moduli tipo Always HP, eccetera, eccetera, ebbene, in quel caso possono agire soltanto nel mio profilo o soltanto in quello di un altro, eccetera, eccetera. Quindi, con questo modulo, io ho la possibilità di fare che cosa? Intanto, cliccando qua sopra, mi compare o All Players, quindi un'impostazione, io potrei fare in modo che quell'impostazione, se adesso cambiassi gli FPS massimi, ad esempio, li mettessi a 30, ad esempio, e salvassi le modifiche, settings have been saved for All Players and will be updated, eccetera, eccetera. Quindi, tutte le impostazioni adesso sono state cambiate per tutti i player. Quindi, non devo andare dal singolo player a dirgli, oh, mettiti gli FPS massimi a 30, che a 60 non vale la pena. No, no, in questo caso l'ho fatto per tutti, capite? Altra cosa, posso fare soltanto per me, io lo voglio a 20 fps, 60 fps, in quel caso, dato che ho selezionato Felice DM, in quel caso le impostazioni vengono cambiate solo per me, oppure io posso cambiarle solo per singolo giocatore, in questo caso ho messo Siri ad esempio, quindi a lei è arrivata bassa con FPS massimi a 30 perché io prima ho selezionato All Players qui, ma ad esempio Always HP. Always HP è un modulo che io utilizzo sempre, semplissimo, di preciso è il modulo che se io clicco su un token mi compare per l'appunto questa barra per togliergli, mettergli gli HP, eccetera, eccetera. Se io volessi dire soltanto nel computer di Siria, nel profilo di Siria, che compare soltanto quando il token è selezionato, ma solo per lei, in questo caso seleziono il profilo Siria, metto, cambio questa impostazione e salva le modifiche. In questo caso io ho cambiato le impostazioni soltanto per lei. Capite? Qui da me l'ho evidentemente già selezionato perché mi piace come impostazione. Ma di base questo modulo consente di poter cambiare le impostazioni per tutti, per solo il master, per solo determinati profili. Questa cosa è utilissima. E soprattutto va incontro a quelle necessità di player che non hanno ad esempio molta competenza nel modulo, dov'è l'impostazione, ma come si fa, eccetera, eccetera. È così che voi che siete quelli che vi infognate su Foundry, eccetera, eccetera, possiate continuare a essere quelli che si infognano su Foundry e risolvere i problemi agli altri, così gli altri non dovranno mai impegnarsi a imparare Foundry. Avete capito? Quindi scusate per questo modulo, però scherzi a parte, ovviamente questo risolve a me e a tante altre persone un sacco di cose. E questo era Monks Player Settings, quindi signori, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, commentate, supportate questa serie a cui tengo tantissimo, grazie mille per l'attenzione, fatemi sapere se volete che parlo di qualcosa nello specifico, saluti e frecce, ci vedremo in un prossimo video qui su Wikiroll.